Sui graffiti inizierà una grande lotta a primavera. Tutti sono chiamati alla lotta contro i graffitari, che non sono artisti, ma sono degli imbecilli che deturpano il patrimonio storico della nostra città. Con parole che lasciano ben poco spazio e fraintendimenti, il sindaco rilancia la campagna per pulire i muri della nostra città da scritte e graffiti. E lo fa lanciando un appello ai bolognesi affinché partecipino in prima persona alla lotta contro gli imbrattatori. Come? Armandosi di cellulare. Noi ripuliremo tutti i muri incessantemente, però contiamo molto, appena avremo i soldi per farlo, cioè con l'approvazione del bilancio, contiamo sul fatto che però ci sia una ribellione della città, perché un abbonamento che costa pochissimo per ripulire automaticamente i muri, dobbiamo prendere atto, non potete pensare che noi abbiamo un vigile urbano in ogni tratto di portico 24 ore su 24. Su via. Avete tutti l'iPhone, dateci una mano con l'iPhone, non stiamo mettendo le telecamere, ma deve essere chiaro che non stiamo parlando di artisti, stiamo parlando in grande misura di figli di papà, di famiglie benestanti, che quando li becchiamo e li portiamo vengono dai loro genitori in qualche modo giustificati.